Qua c'è qualcosa da raccogliere, saranno ciotoli? No, Artemisia? Ma no, vieni qui per l'Artemisia. Artemisia. Oh. Violazione di proprietà privata. Se è una cosa abbandonata, non è. Che ti scopre? Appena entrati già accendono le telecamere. Ma guarda quanto è basso! Ma cos'è? È bassissimo. Questi sono i famosi sgherri sul libro paga. Sì, guarda lì. Guarda che i giapponesi sono bassi. Cioè noi non potremmo starci qui dentro. Vabbè, io non è che sono altissimo, sono 1,76, 1,75. Tu invece? Cosa sei? 1,80? Un 84, ok, per me non ci stai qui dentro. Sai che... beh, ormai lo fanno a ottobre, mi sembra. Fanno il... Se sei mai venuto qui a Milano, fanno una... Cavolo, come si chiama? Non Game Con, qualcosa del genere, come si chiama? Fanno una specie di fiera di videogiochi. Ah, beh, parla che poi non ci potrei comunque venire io. No, lasciamo perdere. I giapponesi non sono tanto alti. Però non so, le nuove generazioni magari anche lì mangiando più carne, mangiando più cose, non so. Ah, ecco. Sì, quello che mi riferivo. Games Week si chiama. E ci saremmo magari potuti vedere lì, però ormai è un po' complicato.下手したら銃も。ここの連中は何なの？神室町のホームレスだな。それを多分一ノ瀬が金で手なずけた。おい、大丈夫か、ターボ。ああ、でも当たりだ。見張りが何人もいる。ここに何かあるのは間違いないよ。ショーノの秘密ラボか。 Riusciremo io e su Giura da sole su Giura, come lo dice lui, su Giura, boh, a raccogliere la prova dell'esistenza del laboratorio segreto? Magari morendo, però.警察も一緒にって。あ？なんだよ、急に。あ、OK、これはポリティア。今不法侵入中だろ。このまま、もし、秘密ラボがあっても、違法に見つけた証拠じゃ、裁判で認めてもらえない。それって、警官呼べば大丈夫になるもんなのか？いや、警察だって令状がなきゃ、捜査は無理だね。なんだよ。 じゃあなんで真冬ちゃんに警察連れてこいなんて言うんだよ。そこは俺にちょっと考えがあるからさ。とにかく真冬に伝えてくれる？俺らはラボを探す。わかった。
diventano una cosa oro. Matte. Agari mo motazu ni naka ni haeru no ga kiken da yo. C'è da dire che allora c'è da dire che il gioco aveva un'impostazione cupa noir all'inizio, ma poi dopo boh, in effetti si è persa un po', cioè è diventato un giallo, un crimine normale. A proposito di cose cupe, ho visto l'espansione di Monster Hunter Rise, che a quanto pare, allora io non lo sapevo perché vabbè l'ho giocato poco, ma comunque il Rise, alcuni dei mostri del Rise sono basati su yokai giapponesi, ok, sui demoni mostri giapponesi. A quanto pare questo qua, che tra l'altro si vede subito una specie di drago che sembra praticamente un vampiro, sembra Conte Dracula in un castello praticamente occidentale. A quanto pare invece questo sarà sui tra virgolette yokai demoni occidentali. È la prima volta che fanno una cosa del genere. Tra l'altro è un salto, cioè nel senso hai il gioco base in Giappone, è l'espansione in Occidente. Boh, è strana sta cosa, però è cupo proprio, cioè c'è come dire anche il tramonto rosso sangue, cose così. Sì, non ce ne sono fatti abbastanza, fatti bene più che altro. Diciamo che forse rifacevano un Fatal Frame, non sarebbe male, se prende buoni voti. Poi vabbè, Silent Hill non si sa più niente, e bisogna andare sugli indie alla fine, sì. Però spesso sono anche da tradurre quelli. Vedremo. Sì, ce n'era uno molto bello che poi non so se ti ricordi che l'hanno bannato perché in Cina si sono incavolati perché criticava il governo in qualche modo, non so. Quello diceva che era bello e l'hanno tolto, per esempio. Ha fatto togliere dal governo cinese questa roba. Però ti ripeto, c'è stato tutto un boom ai tempi della PS2, ma anche del su GameCube, cosa c'era? Boh, vedremo prima o poi. È che io non sono un tipo spaventevole. Cioè, lo dico così, non è il termine giusto, ma infatti era una critica che mi faceva Evil G, ah ma tu non vengo a guardare da te gli horror tipo Resident Evil eccetera perché tu non ti spaventi, che ti lo dico. E dicevo appunto, stanno facendo questa espansione che sembrerebbe avere questa aria occidentale, ma sarebbe anche interessante. Certo, non, è strano perché non combacia col gioco base, però magari, sai, magari ci sono delle cose che ricordano Berserk, sarei curioso. Avrei visto Ushio e Tora, immagino, no? Io avevo anche il fumetto di Ushio e Tora, parlando di yokai, quello è bello, merita. Qui c'è la porta? Vai far... Ma chi sono fratelli questi? Sono lo stesso col cappello e... questa corporatura. Questi però non sono barboni, non puoi dire che sono barboni, sono belli. Belli allenati. Ah, cavolo, è comparso. Non si è neanche sganciato, guarda. E dai, ecco, ho perso di nuovo l'occasione. Siamo? Sì, poi i giapponesi lo sappiamo, in realtà ci sono anche quelli. Un autore in particolare che fa dei manga horror con uno stile di disegno bello, particolare, e... cos'è sta roba? Non posso raccoglierla, perché siamo fuori combattimento. Però anche un po' pornografici per certi versi, non so se mi hai capito qual è. Il nome non me lo ricordo assolutamente in questo momento. Dici che è lui, poi sì. Comunque ce ne sono tanti. Cos'è? Tilt? Io una volta li seguivo molto i manga e anche i fumetti. Questione di soldi ormai, perché per esempio la Coconino Press era migliorata molto nei... cioè l'ho vista nascere la Coconino Press, che è italiana, l'ho vista che a un certo punto ha avuto un boom, ma adesso non so più niente, cioè spero che ci sia ancora.
Pensa che mi sono distratto, si può entrare di qua tra l'altro. No? Dobbiamo entrare ancora da qua. A me i fumetti piacciono, anche quelli d'autore appunto. Ok, adesso ce lo fa prendere. Però poi sai, a un certo punto finisci anche lo spazio in casa. Io avrò più di un migliaio di libri. Ho 400 CD, che anche quelli lì avrei potuto averne 4000 invece 400, se non fosse per i soldi. Ma a un certo punto non hai più spazio nemmeno in casa. Videogiochi, fumetti. Non... è davvero voi la stanno facendo ora? Sugiura? Dove sta? Tipo alien. È uscito anche un alien in cooperativo tipo Left 4 Dead, ma no, quanto pare non è un granché. Salve, piacere, mi chiamo Yagami. Va preso proprio. Ma tu saresti venuto a vedere se facevo i Resident? Perché il 2 non ho mai finito. Non finendo il 2 non ho fatto il 3. Ero a buon punto del 2. Però appunto da me non aspettarti i balzi sulla sedia o cose così. Volevo fare anche tutti i cosi, come si chiamavano. È ormai una trilogia mi sembra, o almeno due titoli ci sono, era su PC. Prova a dirmelo che qualche titolo di su PC in prima persona. Con, mi sembra un serial killer di mezzo. Condemned era bello, ma ce n'è un'altra di serie che è tutto su jump scare però. Yes. Cavolo si chiama? Che il primo mi pare entri in una forse in ospedale o in una scuola, yes. Non mi ricordo, un ricovero. E poi sei seguito da questo assassino, finisci giù da basso, ma sono sempre quelli poi. Yes. Outlast forse. Sì, Outlast. Abbiamo fatto anche il 2 forse, anche il 3 o deve uscire il 3. Guarda qua. Permesso? Manicomio era, ok. Outlast, sì. Che cazzo? Cioè, la faccia del laboratorio sembra più un posto da matti. Sì. Io ho messo la parata ma non me l'ha data, ovviamente, perché il margine è molto...
Sembra sì. Nantoka, ne. Onnikirio. Yoshi, sore già ikuzo. Chissà cosa facevano in questa stanza quei due. Non c'era su giù. Allora, vediamo qua. Beh, è un... come si chiama? Cosa di cera? Prendo un altro di questi. C'è la musica Dark Ambient. Salve? No. Dov'è che devo andare? Qua. Posso bruciargli la mano con qualcosa qui in mano? Però devo andare lì. Qua si apre? No. Ah, ok, cade, ecco perché. Non si apre ma cade. Salto frontale X. Pestaggio frontale. Beh, cosa dobbiamo fare? Dobbiamo andare lì, ma come facciamo? Questo qua che ci faccio pugni, mi prende, ovviamente. Ecco l'idea. Se c'è qualche... Ma no, ma... Ho sbagliato. Una volta su R2 c'è la corsa, in questo momento non so perché ho premuto R2. Che qua invece non è la corsa. Qui ci sono queste cose, c'è questa torcia. Impuntiamo in faccia la torcia, ma cosa dobbiamo fare? Non c'è nulla, cioè è tutto bloccato quando si passa. 9, una candela. Ma non sembra una candela, sembra una torcia. Buio pesto qua, forse è ancora qualcosa dentro nel... È che su giù nemmeno ci aiuta in questo caso. Cosa dobbiamo fare? È che sono un po' distratto, quindi non ho visto... Non c'è nulla. La cosa che posso immaginare è che, per esempio, se noi avessimo in mano qualche un taser, no? Se questo ci attacca, appunto qua si vede questa cosa qua, ma non ci farà cogliere niente. Aspetta adesso, forse. Ah, ok. Adesso, in teoria, funziona. Adesso si dovrebbe prendere la scossa. Ah, ok, lo fa in automatico.
basta. Vabbè, stai lì. In realtà forse è meglio. Ah, che c'ero già andato vicino a quel coso lì, ma non mi sembrava che fosse uscita nessuna interazione. Poi devo provare a andare. Matteo voleva massacrarlo, ma non ce lo lascia fare. Picchiaro, picchiaro su Giura. Pantugo. Sono scarsissimi questi tizi. Sono grossi, grandi e grossi. E tu il cattivo? Aia. Che su Giura la mazza. Ma qua è tutto. C'è un po' sadomaso in effetti. Ah, ok, non ci si può giustamente difendere, bisogna solo a 700. Santo cielo. Non mi ha fatto spostare. Da dove riparte? Oh. Addirittura da qua. Sì, va bene. Ok. Mi scuni. Allora qua che abbiamo visto. Là, che cattiveria massima e suprema. Si è ribellato e... Ok. Andiamo a prenderci questo.
il manganello speciale. Però curiamoci. Cura, cura proprio un tubo. No. Dai. Due giorni che dormo di nuovo male. Faccio tutto come sempre. Riesco a camminare verso le 9. Boh, non so. Dormo, sembra decente la prima parte della notte, poi tipo le 4 sono già sveglio. Dormo tutta fase REM del cavolo, disturbato. Questo ceffo. Ma su cavolo, allora. Allora tiriamo comunque alto. Quello sbalzo di... Boia. Che fa? Pulita, pulita. Coco. Sembra che ci sia un locale sadomaso, ambiguo, strano, nascosto.